Allora, benvenuto ad Alessio Boni e benvenuti a tutti voi per questa conversazione nella quale spazieremo tra vita, teatro, cinema e televisione oggi in modo veramente molto, molto intenso. Allora, sono contento di vedervi numerosi, spero che l'incontro vi piacerà, ma sono sicuro, conoscendo Alessio, che saprà intrattenerci nel modo migliore. Molti di voi studiano per fare cinema, per fare gli attori, i registi, i produttori, insomma le varie possibilità. Tu hai studiato, Alessio, per fare cinema? Per fare cinema se ho studiato. No, intanto, per fare buongiorno, spettacolo. Buongiorno a tutti. Grazie di essere qui così numerosi. Io ho fatto l'Accademia d'Arte Drammatica, prima ho fatto un anno, c'era una scuola che si chiamava di Alessandro Ferze, non so se Villa Torloni, eccetera, ho fatto il primo anno e poi dopo ho tentato all'Accademia e mi hanno preso, ho avuto la fortuna di incontrare un grandissimo maestro che era Orazio Costa Giovangili, che col suo metodo mimesico ci ha fatto proprio appassionare sempre di più a questa materia, perché partiva dagli elementi, è una cosa molto semplice. Orazio Costa diceva che fuoco, acqua, aria e terra ci circondano, facciamo parte di questa terra, e quindi la prima cosa che devi imparare è come dire quella parola, sasso non lo puoi dire come amore, poi dopo se acqua non lo puoi dire come vento, ognuno c'ha proprio la sua peculiarità, cercare e scoprire dentro la propria mimesica. Mimesica non significa mimare, mimesica è sentire quello che scaturisce dentro di te quando uno ti dice fammela fuoco e tu devi sentire il fuoco interiore, fammela grandine, poi trovi il tuo elemento, poi dopo se c'è un regista che ti dice dimmi amore in modo glaciale, quello si deve fare, ci mancherebbe, però si parte dalla natura e ci rendeva forti, apro una parentesi e ve la chiudo, ci rendeva forti soprattutto quando hai 20 anni, che magari hai una grande passione, che vuoi fare questo nella vita, è il tuo obiettivo, però non hai a 20 anni, credo, a meno che sei un genio, io non lo ero, la capacità di capire se hai talento, se hai la capacità, se hai i numeri adatti per poter fare questo mestiere, no? Perché magari tu puoi avere una grande passione, anche più di me, poi vai sul palcoscenico, non riesci a parlare, ti si secca la voce, non puoi fare l'attore. È come un grande chirurgo che fa master in America, prende 110 lode in medicina, eccetera, poi gli dai in mano il bisturi e gli trema la mano, non può operare. Magari anche più appassionato di te, però ecco, capire questa cosa qui è fondamentale per i giovani, insomma, per i ragazzi che vogliono intraprendere una professione del genere. E lui ci dava un'iniezione di fiducia facendo un esercizio che apparentemente sembra semplice, anche un po' arcaico, ma era efficace, Steve, nel senso che, faccio un esempio, il lavoro era corale, la coralità, ci metteva in semicerchio, sapevamo tutti a memoria, che ne so, il monologo di Amleto, poi ce n'era uno che dirigeva, poteva essere Gigi Locascio, Fabrizio Gifuni, ero in classe con loro, Pier Francesco Favino, e dirigeva e noi insieme in coro recitavamo. E voi dite, beh, che è sta cosa? Attenzione, tu ti senti forte degli altri 20 elementi attorno, poi ci toglieva tutti, andavi sul palcoscenico e tu eri più potente di prima. Ci sono proprio delle registrazioni, lo facevi così, poi dopo facevi lo stesso monologo forte e potente della coralità che avevamo, l'esercizio che avevamo appena espletato, e andavi su, eri pieno di energia dei 20 tuoi colleghi che ti avevano aiutato e te la portavi in scena. Sono tutti esercizi che ho avuto la fortuna di avere questo maestro, che non ce ne sono più, credo, proprio come pedagoghi così, Steve, sono difficilissimi, anche perché non si è mai sposato, non ha avuto figli, ha dedicato la vita scrivendo e parlando solo di teatro. È stato 2 anni al teatro, ha lavorato con Jacques Cocteau, è stato 2 anni in Giappone per capire cos'era il teatro, no. È proprio uno che parlava di teatro. Ma la peculiarità che aveva è questa. Ognuno di noi è una rarità. È completamente diverso da tutti gli altri. Non ce n'è uno diverso, uguale a te, uguale a lui, uguale a lei, non ce n'è nessuno. Nell'atteggiamento, nella voce, al di là del fatto fisico, proprio anche dall'esperienza che ti porti. Quindi l'importante era tenere la peculiarità che avevi, poi tecnicamente imparare a usare il diaframma per far arrivare la parola alla 40ª fila, ma senza appiattire il tuo io, il tuo sé, che è fondamentale, perché è un arricchimento.
A volte invece si fanno dei lavori sul livello teatrale. Oh, sono partito proprio così in tromba, scusami, vabbè, sono partito perché mi hai toccato il maestro, e quindi si fanno dei lavori di un po' di appiattimento generico, e uno per recitare pensa che sia una cosa avulsa da sé. No, si porta molta vita e vissuto in scena, si parte da te. Poi ci sono le parole di Shakespeare, ci sono le parole di Molière, ma non puoi appiattire tutto nello stesso modo che parlano, perché diventa una finta recitazione non sentita, ma tecnica. E ne ho sentiti tanti, ma non è colpa del ragazzo che sta provando, ma perché è in ricerca di una sua identità e magari passa anche quella fase lì, ed è tutta una roba tecnica, stentorea, che non ha più variazioni. Le variazioni ce le avete voi. Le sue sono diverse da quelle di lei sono diverse da quelle di Steve. E sono belle per questo, sono peculiari per questo. Non cambiate il tono di voce, certo, minga, se uno parla così deve togliere l'accento siciliano, ci mancherebbe, perché deve parlare un certo cosa. Se uno parla invece in bergamasco deve un attimino articolare un po' di più. Quello è ovvio, ci sono dei codici su cui si basa il teatro, che non è che poi, a meno che te lo richieda il regista, parlami in siciliano, fammi il pezzo così, ci mancherebbe, napoletano, Edoardo ne è stato maestro. Ma altrimenti portate voi, e voi lo vestite con quel meraviglioso vestito del 600, del 700, degli anni, non lo so, dei primi del 900, qualsiasi esso sia il testo, e lo rivesti con le parole dell'autore, con l'idea del regista. Ma non snaturate voi. Guai questa cosa. A volte c'è dentro dei ragazzi, no, come bisogna recitare? Ma non potrebbe essere perfetto già quel ragazzo, messo in contesto cinematografico. E invece a volte pensano che la recitazione sia una cosa avulsa dalla vita, dal vissuto. No. Il teatro viene scritto proprio per portare la vita in scena, per dare delle vicende in scena. E partono da chi? Da noi. Certo che il 1600 è scritto in un altro modo e si parla in un modo diverso rispetto al 1900 e rispetto al 2019. Ovviamente, ci mancherebbe, il cinema lo insegna, infatti non si parla come 20 anni fa, non si parla come 10 anni fa. Come si parla oggi? E sono tutte domande interessanti, proprio antropologicamente, nei confronti dell'essere umano per poterlo portare in scena. Però, se uno fa il 1910, deve vedere, deve, secondo me, leggere, deve guardare. I filmati non c'erano nel 1910, perché sì, poca roba. Li può trovare e vede come si atteggiavano, si parlava, leggere libri di quel contesto per poter omogenizzarsi, renderselo proprio. E allora si parla in quel modo un po' aulico, antico, ma senza snaturarsi, senza snaturare la parlata propria. Perché a volte uno, perché si parla di un film oppure di un testo teatrale del 1800 e comincia a parlare in questo modo. Non è così. Ma se tu vedi anche i film meravigliosi, che ne so, tocchiamo e... Scusa... Se uno vede, io sono appassionato di film proprio bianco e nero, di Hitchcock soprattutto, la suspense per eccellenza. Se uno vede un film con Laurence Olivier, non so, Rebecca, la prima moglie, anni 40, va bene? Laurence Olivier, no, non si tocca, ci mancherebbe, no? È uno dei più grandi attori che abbiamo avuto al mondo. E se tu lo senti recitare lì, perché? Perché negli anni 40 si parlava in quel modo lì. Ma se tu lo senti adesso che ti parlo in questo modo, mi sembra una cosa strana. Quindi chi meglio di voi può avere il sentore del parlato del momento, se non voi che avete 20 anni, 25, che voi con i messaggi... Il vostro parlato lo conoscete di più voi, nel 2019 come si parla, qual è il codice, lo conosce di più una ventenne che un ottantenne, perché un ottantenne è stato giovane negli anni 40, negli anni 50, quindi si porta presso quel retaggio. Voi non avete quella cosa lì, voi non conoscete, se avete 20 anni, non sapete cos'è la vita senza il cellulare, non esiste per voi. E quindi questo è un apporto diverso e dovete veramente carpire il saper parlare il momento, che in questo momento storico preciso, che è il 2019,
non è così scontato. Perché poi dopo uno davanti alla macchina da presa, se non ha la sua esperienza, se non ha un talento geniale, che se Dolan che a 18 anni ha fatto questo regista francese, ha fatto a 18 anni il suo primo film, già un capolavoro, quelli sono geni ma ne trovi uno ogni 100 anni, altrimenti devi fare il tuo percorso per capire come naturalizzare tutto ciò che hai dentro e renderlo alla gente. C'è chi ce l'ha spontaneamente, c'è chi non deve studiare. Fiorello non ha studiato. Ah, eloquenza ti tiene un palco spaventosamente, ce ne sono pochi. Walter Chiari non aveva studiato, era un genio della comunicazione. O c'hai quella cosa lì, o altrimenti con la passione, con la costanza, con la dedizione, con lo studio, ci puoi arrivare. Sensibilità, voglia, dedizione, un po' di passione, e uno ci arriva. Non è solo genio e sregolatezza. Allora, bellissimo questo inizio, come direbbero i latini, medias res. Hai citato tra i tanti nomi che hai fatto quello di Walter Chiari. Tu sei stato protagonista di Walter Chiari, L'ultima risata. Adesso ne vediamo magari un brano e poi ci racconti, perché insomma Walter Chiari è un personaggio che interpretarlo credo faccia tremare i polsi ancora adesso, forse. Comunque, non lo rifarei più, infatti, no? C'ho troppa coscienza adesso. Ce lo racconterai. Adesso vediamo un pezzo. Per l'appunto Walter Chiari, L'ultima risata. Allora, Walter Chiari, personaggio dalle mille sfaccettature, playboy, drammatico, comico irresistibile, polemista altrettanto irresistibile, insomma hai dovuto, non avevi una parte, ne avevi 5 o 6 contemporaneamente, credo. Ne avete beccato, è stato il personaggio più difficile della mia carriera fino adesso, ma poi dopo, al di là del risultato, perché poi dopo può essere andato molto meglio un altro film piuttosto che un'altra serie televisiva, eccetera. Allora cerco di spiegarmi bene. Se tu scrivi una sceneggiatura, cinema, sua fantasia, personaggio si chiama Valerio, mi metti dentro il tuo film, giriamo, tutti loro potrebbero dire non mi piace, non mi è piaciuto, però non potranno mai dire non è così, perché è un personaggio inventato da noi, ok? Poi c'è un po' più difficoltà, personaggi già esistiti, come rappresentare Caravaggio? Ok, vai a vedere tutti gli scritti, eccetera, è esistito, però voi l'avete mai visto? No. Dal vivo? Dal vivo. Saresti una meravigliosa strega, anzi ti farei delle domande incredibili. Ovviamente avete visto i suoi quadri, ci mancherebbe, ma l'avete mai visto camminare? L'avete mai visto parlare? È morto nel 610, a meno che tu sei un Highlander che ha 700 anni, che a me, guarda, mi interesserebbe da morire farti delle domande incredibili. Però non lo sapete. Quindi già un critico che ti dice non è così, c'eri tu? No, allora, era irascibile. Abbiamo dei suoi dipinti, degli autoritratti, Davide con la sua testa di Golia, perché lui doveva essere decapitato, quindi aveva questi incubi e si è ritratto nella testa di Golia, c'è il suo autoritratto, quindi ci sono dei, e il truccatore mi ha fatto assomigliare, quindi voi rivedevate anche sulle 100.000 lire il Caravaggio, eccetera, quindi un po' ci assomigliava, però non sapevi come camminava, non sapevi, tramite delle letture, delle cose, grazie a Strinati e altri grandissimi conoscitori di Caravaggio, sono arrivato a cercare di fare un'essenza, ma non ho mai sentito uno che mi ha detto Caravaggio non era così, è impossibile, è il mio Caravaggio, ti può piacere, non piacere, un'altra cosa. Bene, cliccate Walter Chiari su internet, vi esce tutto, film, interviste, prime serate, come camminava, e le sue scorribande in via Veneto, quando stava con Ava Gardner, di tutto trovate. Quindi chiunque di voi può dire no, Walter Chiari non era così. Questa è stata la cosa più difficile, mi trovavano i polpiti, perché dovevo rievocare un numero uno della nostra storia italiana. È stata una roba allucinante, sono stato un autistico per 4 mesi, ho visto di tutto, ho parlato con tutti, con il figlio, con la moglie, c'era ancora Lida Kelly viva, Valeria Fabrizio, ho parlato con tutti quelli che l'avevano conosciuto per cercare di carpire qualcosa. Poi
devi fare un sunto, se no esci fuori di testa, vai fuori di melone, perché era un caleidoscopio di emotività e di mimica facciale. Allora, ciao Pier, ti ho visto adesso, allora mi sono buttato a cercare quelle 4-5 cose, poi devi andare di rievocazione interna, di vocalità, di sensibilità, eccetera, ma non puoi far tutto. Allora era questo, c'era un atteggiamento suo che era il sopracciglio, il corrugamento della fronte, le mani, come avete visto, usava molto queste mani qui, e poi questi gesti qua, ne ho beccati 4-5 e bastano per rievocarli nella testa del pubblico. Se tu stai lì a studiarli tutti, ne avrà avuti 50, anche 60 di modalità corporee, vai fuori di testa, non ce la fai. Ma se dentro rievochi ciò che mi è arrivato di Walter Chiari tramite anche proprio delle interviste che ho fatto a suo figlio, che mi ha detto delle cose particolari che nessuno sapeva, la moglie Valeria Fabrizi, che è stata una sua amica, compagna e quant'altro, Antride, allora pian piano entro in quelle cose lì, poi dopo mi sono lasciando andare. L'unica cosa è che tutte le sere tornavo in quell'hotel di Torino e dicevo: quanto mai ho firmato questo contratto? Perché mi scappava. Tu fai anche un personaggio difficile, che ne so, il principe Andrei Bolkonski della Penna Magnifica di Tolstoi. Lo becchi e poi ti ci fai trascinare dentro. Ulisse di Omero, lo prendi e poi ti ci fai portare dentro. Kist non lo beccavo mai, perché un giorno era tossico, un altro era rap, una volta era uno sfigato, un altro era il più grande Latin lover, una volta stava con Ava Gardner, un'altra volta faceva le televendite sfigato in una televisioni private di Milano perché era crollato tutto, un'altra volta era in carcere, un'altra volta era sull'Olimpo. Era stata una fatica mostruosa. Quando ho finito penso di aver dormito una settimana, perché mi ha prosciugato energeticamente, perché bastava un niente per renderlo macchietta, che lui non era, assolutamente. È stato difficile, però ne parlo con grande orgoglio, ovviamente poi è andata, mi sembra che sia andata bene anche per il pubblico, mi è piaciuto, quindi tante persone... Guarda, c'è stata una telefonata molto interessante, molto bella, che tra le tante persone che mi sono arrivate, ma vedo un numero... E questa la racconto perché è interessante, siamo ancora amici. E sento una voce di una signora anziana. Pronto? Pronto? Chi parla? Lei è il signor Alessio Boni? Sì, buongiorno, sono Marilena Barilla. Vabbè, chi è sta qua? Chi è sta attrice che fa? No, ma ha fatto. Poi invece mi ha dato il suo numero di cellulare, il signor Sintoni, perché io lo conosco, che è il regista. Ma mi sono permesso di chiamarla. Ah, allora capisco che è davvero la signora Barilla, e gli dico: mi dica. No, perché Walter è stato a casa mia anni, e lei l'ha proprio agli ultimi anni della sua vita, l'ha tenuto in casa, ci ha vissuto a Parma. E lei mi ha fatto commuovere, mi ha fatto veramente, l'ho rivista, a volte mi sono dimenticato di vedere lei, vedevo il mio Walter, è stato uno dei complimenti più belli che poteva fare. È stata una telefonata, invece la cosa più divertente, il figlio Simone, con cui ho collaborato, perché se non danno l'ok della famiglia non passa la sceneggiatura, non puoi fare nulla, quindi avevano dato l'ok sia lui che la moglie. Io ci ho parlato parecchio, sono stato in contatto 4 mesi con Simone prima di fare le riprese, cioè ci vedevamo spesso, quasi tutte le settimane. E dopo mia madre che mi aveva chiamato, mio fratello eccetera, arriva sta telefonata: oh, mi hai fatto piangere, ho pianto 2 volte in vita mia, quando è morto mio padre stasera, ma vaffanculo. E mi ha messo giù. Questa è stata forse... E questo è Simone Annicchiari. È stato, sì, uno dei più bei complimenti, perché è detto dal figlio. Assolutamente credibile. A conferma di quello che dicevi prima sullo studiare alcuni movimenti, siccome quello a cui dai del nano, quello che ho vestito più chiaro, il mio compagno di banco del liceo, Gianni Bissacca... No, no, infatti, Gianni Bissacca vi confermava questa cosa, che quando facevi i movimenti, le mosse di Walter Chiari, sembrava di avere di fronte Walter Chiari, anche se ne facevi appunto un numero limitato. No, non facevi il bagaglino, insomma, facevi una cosa diversa. Prima hai citato Laurence Olivier, Rebecca, il giallo di Alfred Hitchcock, quello col famoso bicchiere di latte, insomma, che è una delle scene più belle. Credo tu non l'abbia fatto a caso, perché abbiamo anche un brano
di Rebecca, la prima moglie, che tu hai a tua volta rifatto per la televisione. Adesso vediamo la regia di Riccardo Milani. Di Riccardo Milani, sì. Lo vediamo adesso. Alto. Allora, la grande Melato, Mariangela Melato, che donna. Donna straordinaria. Ecco, questo è un prodotto anomalo nella carriera di Riccardo Milani. Riccardo Milani è il regista di Tutti i pazzi per amore, di Benvenuto Presidente, Comungato in tangenziale, insomma, è un regista che conosciamo soprattutto per le commedie che fa in maniera nuova e innovativa. Qui invece si confronta con un colosso del cinema classico, niente meno che con Alfred Hitchcock, e tu ti confronti con Laurence Olivier, l'hai detto prima, insomma. Allora, Laurence Olivier è una via di mezzo, perché non è lontano come Caravaggio, non è vicino a noi come Walter Chiari, però, insomma, Laurence Olivier, magari uno non l'ha visto prendere il cappuccino al bar, però è facile che tra il pubblico che vedesse il film ci fosse qualcuno che si ricordasse bene di come recitava. Qui invece che cosa hai? Qui non dovevi prendere dei tratti fisici, no? Dovevi fare un'interpretazione contemporanea che tenesse conto che ce n'era stata un'altra, ma che fosse intelligibile anche per uno che manco sa che esiste Alfred Hitchcock, no? Che poi il problema dei remake è un po' quello. Questo è un altro discorso ancora, un altro lavoro. È tutto molto delicato. Nel momento in cui leggi la sceneggiatura, parli col regista, ti convinci e vuoi fare questo personaggio, certo, ci saranno i confronti, ma io non devo fare Laurence Olivier, attenzione. Vedo tutte le Rebecche prima moglie viste, ho visto anche degli spettacoli teatrali che sono stati fatti, per capire cosa, poi dopo ti incameri tutto, come quando ho fatto Caravaggio, l'ha fatto anche Gian Maria Volonté, l'ha fatto anche Amedeo Nazzari, l'hanno fatto anche Jarmusch, hanno fatti parecchi film su Caravaggio, vedo tutto in camera, poi tiro fuori il mio Michelangelo Merisi, uguale ho fatto con Maxine De Winter. Se tu hai lo spettro di Laurence Olivier non fai più niente, cioè lo vedi, lo incameri, lo eclissi, te lo togli di fronte e dentro entri nelle battute, nel personaggio, con il taglio di capelli, la macchina, il vestito, siamo negli anni 30, eccetera, quindi entri in quell'atmosfera. Qui avete visto per esempio questa baia maledetta che adesso, sentendo, che ne so, mi viene in mente Alessandro Borghi, che è un attore che stimo, che tira fuori delle cose, Marinelli, questi, no, sembrerebbe una baggianata, perché dici madonna mia, sembra quasi finto quel... Vi posso garantire che già urlare così negli anni 30 era uno sproposito. Bisogna capire, è fondamentale, cosa fai, dove e quando. Se vai a Scampia adesso nel 2019, minimo se non la allucchi così non sei niente, ci mancherebbe. Negli anni 30 era una cosa fuori dal comune, quindi è tutto un bilanciamento di quello che stai facendo e del periodo, eccetera. Questa è stata una bellissima esperienza, tanto più che ha avuto accanto Omero Antonutti e la signora Mariangela Melato, che faceva la signora Denver, la terribile signora Denver, e poi c'avevo anche Cristiana Capotondi, che era perfetta per la mia compagna. È stata una bellissima esperienza, poi segregate a Trieste, un bellissimo ricordo di Mariangela. Sai, quando sei fuori, non è, cioè, uno gira a Roma, va a casa, c'è la sua famiglia, quant'altro. Quando stai in una città a girare, tipo Trieste, che non ci appartiene, alla fine vai a cena insieme la sera, stai nello stesso albergo, ti vedi molto di più, diventa una specie di tournée teatrale, e ti vivi molto di più che non a Roma o a Milano, che magari uno alla casa a Milano ce l'ha. Ed era fantastica lei proprio come persona, eccezionale. Io mi ricordo la prima volta che siamo arrivati a fare l'analisi del testo, sono arrivato col mio copione, che sono già uno che sottolinea, verde, se segna, fa, mette i punti di domanda per chiedere, sono abbastanza maniacale, ecco. Avevo accanto lei, che in questa circostanza faceva una parte molto minore rispetto alla mia, con questo vuol dire che è meno importante, però di quantità proprio di presenza era molto minore, e dovevate vedere il suo copione, cioè un geroglifico di 3 miliardi di cose, mi sembrava di non aver fatto niente rispetto a lei, perché era 10.000 volte di più di me, cioè era più ed era già Mariangela Melato, cioè poteva anche solo dirla e nessuno gli avrebbe detto niente. Non hai idea le domande che faceva Riccardo, la posizione, la corporatura, il timbro della voce, in quale tenore, come, se la...
Io veramente ho imparato tantissimo da quella professionista in un modo incredibile. Ho fatto 2 mesi con lei, mi sono sembrati 2 anni d'accademia. Quindi si impara anche dai propri colleghi, da soprattutto quelli con cui si... dai grandi si impara. A volte mi dicono, ma tu, ho avuto la fortuna all'inizio della mia carriera di fare un film, si chiama Il Mago, con Anthony Quinn, ero ancora all'accademia, tra un secondo e il terzo anno. D'estate ho avuto questa fortuna e ho lavorato con Anthony Quinn. Mi credete? Cioè, più sono grandi e più tu prendi e crei... Cioè, bisogna avere paura dei non grandi, non so come dirti, ma dei grandi non devi avere paura, perché ti predispongono a creare quella piramide d'energia che serve per la scena, l'interazione. Sono talmente grandi che vogliono quello. Non gliene frega niente loro di salvarsi se stessi e di occultarti. Bisogna, capito, avere paura dei nani, lo dicevi prima. Dei nani. Con tutto rispetto per i nani veri. Anche se i nani hanno incominciato da piccoli, insomma. Abbiamo citato prima Tutti pazzi per amore e Tutti pazzi per amore è una delle serie TV più belle, più innovative, più creative, ed è per tu, diciamo, nella tua carriera hanno prevalso sempre i ruoli drammatici, no? Non che non hai fatto solo quelli, però insomma quelli che rimangono più impressi sono quei ruoli lì. Tutti pazzi per amore invece è una commedia molto divertente, scatenata, una maniera italiana anche di interpretare il musical, il rapporto con le canzoni. Ne vediamo un pezzo, poi ci parli di questa tua esperienza. Tutti pazzi. Questo è un momento divertente, no? Perché lui era innamorato di Monica e quindi la vedeva nuda. Poi dopo si consiglia con Emilio Sorprizzi, dice: ma cosa significa se io la vedo sempre con le pudenda al vento? Le pudenda, che significa? E c'era tutto questo sta perché lui la vedeva nuda, perché era innamorato perso e la desiderava. Insomma, Freud qui ci farebbe dei trattati. No, è stato interessante perché... ti stacchi completamente, perché è nata questa cosa in modo molto simpatico, perché quando ho fatto Rebecca, la prima moglie, vi dicevo, a Trieste, c'era la storia appena iniziata di Riccardo Milani con Paola Cortellesi, e veniva spesso Paola, non stava girando in quel periodo, quindi fine settimana era sempre a Trieste. Paola c'ha un'ironia spaventosa, e ci trovavamo a tavola e Riccardo rideva come un pazzo, perché ci punzecchiavamo io e Paola, ci dicevamo delle cose di là, io appena trovo una commedia ti chiamo, ah no, tanto guarda, non te la fanno fare come la commedia. Invece mi ha chiamato e vi posso garantire che il primo giorno di girato, che ero, quelli sono i miei capelli che mi fonavano per 1 ora e mezza tutte le mattine, ho cercato io quegli occhialini, li ho trovati a Porta Portese, ci siamo inventati questo personaggio un po' nerd che era un ornitologo che parlava delle cince allegre, questa cosa un po' così, e sono venuti i dirigenti Rai perché non ci credevano. Sono venuti su un paio sul set a vedere sto girando. Deve essere un sosia, cioè non ci credevano che potessi fare un personaggio comico, perché erano, come dici tu, abituati a vedermi in ruoli drammatici. Poi ho visto il primo giorno, basta, siamo messi a ridere, sono andati via, ci siamo divertiti da morire. Lì è stata un'esperienza bellissima. La commedia è una panacea per lo stato interiore meraviglioso, perché proprio non riuscivamo a volte a finire le scene. Immaginatevi Solfrizzi, Carlotta Natoli, Giuseppe Battiston, Neri Marco Re. Cioè, non riuscivamo a portare a termine, ma ce n'erano. C'era anche il grande Piero Taricone, che insomma è stato un compagno meraviglioso, era divertentissimo, eravamo anche diventati molto amici. E mi sono divertito molto, Steve, molto. Io ho fatto più comici, cioè cose più brillanti, eccetera, a teatro, Marivaux, Feydeau, adesso anche il Don Quixote, eccetera. Cinema, sì, ci sono stati dei barlumi con Walter Chiari, perché lui era anche comico, ci sono stati degli sketch. Ma dalla Meglio Gioventù in poi, con quel ruolo drammatico di Matteo Carati, arrivano molti copioni, probabilmente... Insomma, la febbre interiore mi intriga, mi affascina, cioè mi attira... Ed è una cosa che, se sento un personaggio che c'ha uno scarto interno, che non è il mulino bianco sereno, mi attrae, perché secondo me la vita è fatta di questi scarti interiori, chi più chi meno. Ecco, ti arrivano molti copioni e diciamo spesso sei utilizzato come
un personaggio negli anni 70, no? Nella meglio gioventù, ma anche Arrivederci amore ciao, magari vediamo in un brano Arrivederci amore ciao, che peraltro è un film che io adoro ed è tratto da un romanzo di Massimo Carlotto, molto bello e molto sorprendente. In questo film e anche nel romanzo, insomma, il protagonista è un terrorista pentito che poi decide di fare un altro tipo di carriera, come dire, mantenendo rispetto al personaggio originario quella spregiudicatezza e quell'essere autocentrato, insomma, che lo accompagnava prima e dopo la conversione. Questo è un altro ruolo che secondo me è difficilissimo. Io quando ho letto che si faceva, io avevo già letto il romanzo, quando ho letto che si faceva un film da questo libro, dico, chi lo fa? Poi eri tu. È un personaggio pazzesco questo, poi un romanzo, chi non l'ha letto, di Carlotto, molto forte. È un noir, adesso andrebbe molto di più perché il genere è stato quasi sdoganato in Italia, ma 12 anni fa quando andò nelle sale, io mi ricordo le donne, le signore, le ragazze che mi guardavano schifate proprio per questo personaggio, perché lui era, vabbè, un ex terrorista, è stradato praticamente in Nicaragua, poi lui vuole fare una conversione, ma niente di particolare, vuole ritornare nel suo Veneto, infatti avete sentito parlare Veneto, diciamo ancora così, perché vuole tornare nella piazza, agli amici, avere la macchina, aprire un bar, prendere il cappuccino, cose tranquillamente, per fare questa riconversione deve passare Parigi, cioè estradizione, cose, e tornare in carreggiata, quando sei stato proprio un terrorista, eccetera, te la fanno pagare e deve far fuori 12 persone per cercare di essere libero con la fedina penale pulita. Ce la farà. È un romanzo in cui vince il cattivo. Ce la farà. Ma ne succedono di tutti i colori, ammazza pure la moglie con l'aspirina che ne era allergica. E leggi il romanzo e dici, porca miseria, che schifo. No, è come se ti dicessero, perché non interpreti Hitler? Porca trota. Sì. Devi, ecco, questo è il processo più delicato, diciamo. Io non sono un assassino, io non è che vengo dalla malavita, non vengo da un retaggio del genere che magari ti viene semplice, ti viene naturale. Ho fatto una vita normale, tra virgolette, e quindi devi assolutamente togliere di mezzo il pensiero, l'etica, la morale di Alessio. Se appena appena si vede il barlume di questa cosa qui che ti fa schifo ammazzare, che ti fa schifo violentare, che ti... lascia stare, non fare quel personaggio, di no al copione, di no al regista. Perché purtroppo non è che vuol dire che questo devi avallare la delinquenza, ma quando ho letto anche una bellissima intervista su Bruno Ganz, un grandissimo Bruno Ganz, che fece Vesciuta, La caduta, dove ha interpretato Hitler, giustamente tu devi allontanare proprio qualsiasi giudizio da parte dell'attore e amare Hitler, amare in questo caso Giorgino. Tutto quello che diceva Giorgino Pellegrini era giusto, si deve fare e lo devi fare con convinzione, lo devi amare, tu devi morire perché sei una pusillanime, ti devo schiacciare come un insetto ed è giusto così e ci devi credere. Se tu non ci credi, quella cosina lì che ci sta riprendendo non è che ci riprende, fa la radiografia dei sentimenti, si vede. Se gli dai il giudizio e dici, madonna, che cazzata che sto facendo, è finita. Poi, sono cavoli tuoi, come ha fatto il signor Bruno Ganz, uscire da Hitler, ci ha impiegato 3 mesi di analisi ed è stato anche male, sono cavoli tuoi. Ma tu devi amare quello che fai e devi esserne convinto. È la cosa più delicata, è il passaggio più forte. Poi dopo ti porta dentro, perché la criminalità ti porta dentro e ti diverti anche. Ho ammazzato 4-5 volte Michele Placido, mi sono divertito da morire, perché non andava bene. Perché a volte chiudeva, gli apriva, perché le botte c'erano, quindi abbiamo dovuto rifarla 4-5 volte. È stato interessante. Scaricavo tutto perché c'avevo una tensione, tutto il caricatore. Anche se a salve, ma mi posso garantire che avevamo della cera nelle orecchie, perché... anche se a salve dentro un abitacolo come la macchina fa un botto spaventoso, ti spacca un timpano, quindi a rifarlo non è stato divertente, però dopo il risultato è questo qua, che, insomma, è stato, per me è stato un film che è di rottura. I giallisti, coloro che amano il noir così, ancora adesso
lo ritengono un film assolutamente importante. Sono assolutamente d'accordo. Ricordiamo la regia Michele Soavi, che sì, è straordinario. Io mi ricorderò sempre, racconto degli aneddoti perché sono sempre interessanti. Sono stato una volta, vi ricordate quando è uscito Pulp Fiction di Quentin Tarantino, no? Allora ero a Locarno, giravo su Sinestesia, insomma vicino, e sono andato a Locarno a vedere questo festival. C'era Quentin Tarantino, poi adesso a Locarno non c'entra più perché è troppo importante, però allora era appena uscito, ci andava, e gli fecero una domanda, perché lui era un amante del cinema italiano, dei registi italiani, conosce tutto il cinema italiano, ma dalla Tuada, proprio da Petri, Germi, proprio conosce proprio specificamente il cinema italiano, forse più di certi, di tanti italiani. E gli ha detto, ma lei che è un conoscente, un regista adesso attuale che potrebbe, che considera, Michele Soavi, disse. E io rimasi anche colpito che sapeva il cognome e il nome di Michele Soavi, come conosceva bene Fernando Di Leo, che ha fatto tutti quei film, no? Milano Violenta, Calibro 9, cose. E lui era amante di questo genere, e infatti poi dopo l'ha dimostrato col suo cinema, e però di personaggi, registi quasi di sottobosco, non Visconti, Fellini, Pasolini, Petri, Germi, Antonioni, no. C'è una sfilza di nomi che, se andate a vederle, che noi avevamo anche considerato un po' di quel cinema lì, era considerato un po' troppo violento, e c'era anche un sentore, mi dicevano i miei, che era un cinema di destra. E allora non si andava a vedere, era quasi un po' eclissato. Vero? Io non c'ero, ma e allora è stato considerato un po' di serie B, ma invece ci sono degli autori di quel tipo lì, tipo Fernando Di Leo, porca miseria, che cinema, ragazzi. Che poi soprattutto non era neanche di destra, né Fernando Appunto, Di ma no, Di Leo, no, no, era la materia Lezzi, che magari diventava una anarchica, o comunque era considerata di destra, ma lui non era di destra, certo che zero, non lo era. Ma zero. Zero. Volevo ancora chiederti qualcosa sul come si tratteggia un personaggio degli anni 70, perché appunto La meglio gioventù, Buongiorno notte, Arrivederci amore ciao, insomma sono tutti film nei quali si parla di quel periodo, e tutti film nei quali ci sei anche tu. Allora, visto che dici che ogni epoca va in qualche maniera analizzata e poi vissuta da chi deve interpretarla, gli anni 70 che lavoro richiedono? No, guarda, hai la fortuna di avere filmati negli anni 70, è più difficile l'Ottocento, non so come dire, perché devi solo leggere. Anni 70 io mi sono riempito di tutto, ma di tutto, delle bombe a Piazza Fontana, della Loggia, il 78, la storia di Aldo Moro, come camminavano, come venivano riprese, le manifestazioni, mi sono assorbito di tutto. Poi c'era un grandissimo storico che lavorava a fianco a Marco Tullio Giordana in quel caso, e qui mi passava delle clip e cose, allora c'erano ancora i VHS, e mi guardavo i VHS, ma stai lì, e se tu ti lasci penetrare, se vuoi fare questo lavoro, e assorbi gente che cammina, che gesticola, che fuma, ma te ne impossessi in un modo meraviglioso, ti lasci proprio penetrare. E dopo, ti ripeto, la parola scritta da, in quel caso, Rulli e Petraglia, due grandissimi sceneggiatori, la regia di Marco Tullio, che è molto attenta, eccetera, ti portano dentro un binario. Ma tu devi 3-4 mesi prima scartabellare tutto. Il 600 di Caravaggio, il 500 di Caravaggio, 7 biografie, Artemisia Gentileschi, Guido Reni, potrei lasciarvi una lezione, perché devi farti impossessare del mondo che circondava Caravaggio, in quel caso nella fine del 1500, uguale negli anni 70, non solo il sentito dire della mamma, del papà, devi andare a sentire come parlavano in modo diverso, ma proprio diverso, Steve, in un modo, una roba del genere non esisteva negli anni 70, come sei seduto tu adesso, non esiste. Tu sei del 2000 in questa postura, è incredibile. Erano proprio, ma anche i signori, anche persone. Ho fatto anche uno studio adesso su Ambrosoli, Giorgio Ambrosoli, un grande eroe ammazzato nel 79 dalla mafia, perché era un tecnico che doveva solo scartabellare un crack economico di Michele Sindona. Ed era, cioè, proprio questa roba qui era volgarità. Era proprio un codice della volgarità. Questa roba qui era sbragamento, non esisteva. E già fai una cosa così, e ti metti una camicia, una giacca, un collo largo, voglio dire, una nodo della cravatta grossa, una riga di lato, una cosa, e parli, pum, li, po-
tutti là, è quello lo studio, è fondamentale, il corpo, la drittura, non so, Maxine De Winter, io avevo sempre, non so se voi conoscete Mikhail Chekhov è nipote del grande Anton Chekhov, il drammaturgo. Mikhail Chekhov era il primo, diciamo, allievo di Stanislavski, che è stato un grandissimo pedagogo, conoscitore del teatro russo. E Stanislavski diceva, adesso la faccio soldoni, però sono interessanti queste cose secondo me, diceva sempre che bisogna, quando dicono fai un lavoro stanislaschiano, ci entri dentro, eccetera, sì, aspetta un attimo ragazzi, poi dopo conoscete tutti i metodi, poi dopo vi fate il vostro metodo, perché anche prendere la lettera solo un metodo, a me un po' troppo questo talebanismo a volte, un po' così estremista, il metodo, che ognuno ha il suo metodo, perché magari a te appartiene più uno, a me più un altro, e basta che poi dopo in scena porti la naturalezza e la forza e l'energia, l'unico, la verità, avere il coraggio di elargire la completa nudità dei sentimenti umani, quello è importante. Come ci arrivi? Sono fatti tuoi. Però è giusto che si sperimentino, no? Questi metodi, perché magari ti becchi il tuo che ti aiuta tantissimo. Allora Stanislavski diceva che ne so, per fare un barista dovevi fare 3 mesi al bar, per fare uno spazzino dovevi spazzare. Ho capito, per fare una prostituta devi andare a battere 3 mesi? Per fare un morto? Per ammazzare? Allora c'è stata una scena nel saggio finale in cui Mikhail Chekhov andava dietro a un feretro, erano due fratelli, e ci fu una scena che ha assistito imbarazzantemente potente. Tutti applaudirono cose e Mikhail Chekhov ne è uscito proprio come il più grande proprio attore di quell'anno, di quel saggio scolastico. Il giorno dopo Stanislavski disse: avete visto, questo è proprio l'esempio del mio metodo. Si vedeva che a Mikhail mancava il padre, che gli era morto il padre, perché ne è uscito in tutta la sua essenza dietro quel feretro che l'abbiamo visto ieri in scena. È stato straordinario. Allora Mikhail fa: scusi, maestro, dimmi, mio padre era in prima fila vivo e vegeto. Da lì scazzo tra Mikhail Chekhov e Stanislavski, hanno cominciato a odiarsi. Mikhail Chekhov è andato in America e ha creato un suo metodo. Il metodo di Mikhail Chekhov è enorme, non è che lo posso dire, cioè, ci sono dei tomi alti così da studiare, però una delle cose che mi rimaneva impresso di Mikhail Chekhov era questa: il punto immaginario. Ognuno di noi ha un punto immaginario nel corpo, non ce l'abbiamo fisso in testa, cioè, tu ce l'hai perché è tramandato da tuo nonno, non lo sai neanche, lei ce l'ha perché ha visto la zia e viene, è una roba che ci portiamo appresso, però per creare un personaggio lo devi avere. Quindi il signor Maxine De Winter, che era un signore aristocratico, ce l'aveva, magari io ce l'avevo qui. Inconscio nel cervello, raddrizzi la schiena ed è una postura del 1930 di un aristocratico. Un codardo non è che lo devi sempre pensare, però provate a pensare, ce l'ha il cocige ed è già una postura di un viscido, non è quella roba. Il punto immaginario è una cosa fondamentale, fondamentale. Pellegrini ce l'aveva praticamente qua, che aveva in testa una cosa e ce l'aveva appunto qua. E tutto questo per dirvi che quanto è importante l'utilizzo del corpo. Non è che puoi fare un personaggio, io non so neanche dove ce l'ho il mio, non è che ci penso, ma me lo porto in scena, ma non puoi essere te e basta, perché altrimenti vestire i panni e basta, devi pensare a questa roba qua. Poi quando fai questi esercizi, vai avanti e indietro, gli sperimenti, la camminata, cose, tutto quanto, e alla fine ti esce spontanea. La camminata di Adriano era una camminata proprio, e ce l'aveva qua, era tutta una cosa, era tutto, sembrava un uccellino sperduto, ed è interessante, ma è molto divertente anche. Ovvio che non se ne deve accorgere nessuno, non è che lo devi far notare, però tu ce l'hai e devi uscire fuori. Tutto questo perché così ho divagato. Una bella divagazione. Tu sei uno dei pochi che ha iniziato questa conversazione ricordando con chi hai studiato, come hai studiato, in fattispecie con Orazio Costa all'Accademia d'Arte Drammatica,
e sei anche molto didattico in quello che dici, cioè nel senso che il tuo è l'enunciazione di un metodo, di un sistema e anche un consiglio per chi sta lavorando. Mi domando se da questo punto di vista ha influito il fatto di il ruolo che hai avuto nella Compagnia del Cigno, che, dove sei un... il bastardo. Sì, un bastardo. Però un bastardo, diciamo, con delle idee, non un bastardo e basta. A me mi ha colpito molto perché, innanzitutto, adesso qui vi faccio una rivelazione stranissima, io non puoi, sono due cose, poi mi divago, parto, direttamente la cosa, vabbè. Non, ci sono due cose che non puoi scegliere nella vita, dove nascere e in che famiglia. E avrai sempre, devi sempre averne a che fare con questa cosa. Cioè, tu potevi nascere in Afghanistan, lei in Siria, lui in Canada, siamo nati in Italia. Potresti avere anche dei genitori imbecilli, dementi, ma li devi amare per tutta la vita, ok? Adesso al di là di tutto questo, quindi io sono nato in una famiglia di un paese, mio padre era piastrellista, mio zio piastrellista, mio cugino fa ancora piastrellista, mio fratello piastrellista, io facevo piastrellista. Poi dopo non mi è piaciuto, ho preso in mano la mia vita, è un altro discorso, però c'erano dei momenti di sconforto, non so, non chiedetemi perché, non ho mai studiato musica né niente. Prendevo due cassette, chi se ne intende mi capisce, di Gress porcellanato 33x33 della Marazzi, le mettevo uno sopra l'altro, due bello alto il podio, avevo questo mangianastri, me lo ricorderò sempre, color amaranto, con due portacassette e mettevo dentro, che avevo preso dai tabaccai, se questa cosa che vendevano musica con dentro le cassette, no? Queste riviste di musica con le cassette, avevo preso questa cassetta di Beethoven con dentro Coriolano e Egmont, e c'erano queste due, e io andavo con il maestro di mia madre, mettevo a palla e dirigevo tutte le 120 elementi d'orchestra in mezzo a questo magazzino di piastrelle di mio padre. Non ditemi perché, è una cosa che io adoravo fare e uscivo tutto sudato dal magazzino, eccetera, nascosto da tutti, magari mi facevo anche un'ora di esecuzione. Mi sfogavo. Quando mi è arrivata la proposta di Ivan Cotrone, non ci potevo credere, perché è il direttore d'orchestra, cavolo. Ho dovuto prendere, però con una bacchetta vera, senza il mestolo e con un podio vero. La cosa che mi ha colpito al di là di tutto questo è che tu leggi quel copione, leggi le parole che dice Luca Marioni, non c'è una parola sbagliata. Didatticamente parlando dice la verità, un'essenza, uno scrupolo sull'amore della musica in questo caso, nei confronti dell'educazione dei ragazzi che è incommiabile, ma proprio ad altissimi livelli. È che lo dice male, perché c'è un carattere del cavolo, è spigoloso tutto, ma se tu veramente trascrivi ciò che dice, cioè non c'è una roba sbagliata che dice, è impressionante, è questo che ha colpito, questa dicotomia, cioè la rigidità che non c'è più, non è più uso dei nostri, che siamo molto anche, secondo me, ecco perché l'analista dovrebbe non conoscere neanche il paziente, non avere neanche, non neanche sapere dove, perché deve essere proprio distanziato e obiettivo, bisognerebbe essere obiettivi, oggi invece si è un po' troppo e dai, beh, si danno del tu, vanno a mangiare col professore, cose, invece sempre quel rispetto nei confronti del docente che incutevano in certi momenti, quella capire che il docente è sempre un gradino sopra di te, quell'arricchimento che ti può arrivare con una certa... Anche io avevo anche un po', non ti dico di timore, però insomma, soggezione nei confronti del mio maestro Orazio Costa, io ce l'avevo, non c'è mai stata Eila, mai, e ho fatto 3 anni, perché la imponeva ed era necessaria, tu impari, eccetera, e poi quando vai via da scuola te ne devi anche dimenticare, è bene che tu faccia la tua vita. C'era proprio un discorso didattico molto forte, non ci devi diventare amico, devi apprendere, succhiare e vattene, fai la tua vita. Perché altrimenti c'è quel bellissimo aforisma di Alda Merini che dice, a proposito dei figli, chi ama troppo il proprio figlio spesso lo sacrifica al proprio io. Anche il troppo stroppia e fa male. Quindi la didattica è una cosa difficilissima. Ho dovuto imparare anche con delle persone, insegnanti, che insegnano poi musica. Roberto De Maio, non Di Maio, Roberto De Maio è una persona straordinaria che mi ha insegnato proprio come tenere la bacchetta, come usare il solfeggio, eccetera.
ed è stato un percorso pazzesco, meraviglioso, interessantissimo, anche perché sono entrato proprio nella musica classica e mi ha dato modo di vedere dei giovani, avete visto questi ragazzi che erano nella compagnia del cinema, nella serie. Madonna, io mi sentivo in colpa da morire, perché questi ragazzi, cioè, hanno 16, 17, 18 anni, fanno il liceo, chi linguistico, chi classico, chi artistico, poi tornano a casa, mangiano, fanno i compiti e poi suonano 6 ore, 8 ore al violino, al pianoforte, al violoncello. Ma è una roba allucinante, non esistono aperitivi, serate d'amici, cose, di una determinazione che erano impressionanti. Noi quando c'è gente, anche attori di nome, che arriva sul set che non sa una battuta, che basta mezz'ora a studiarla, porca miseria. Cioè, mi sento veramente pusillanime, rimesto, mi ha dato una sferzata di fiducia nei confronti dei giovani, perché di solito, no, c'è anche quello che ha scritto quel libro meraviglioso, Michele Serra, che è vero, gli sdraiati, di cui hanno fatto anche un film, che i ragazzi sono considerati sdraiati, eccetera, poi c'è tutta una motivazione, perché non vedono un futuro davanti a loro, non sentono che potranno far parte del mondo, perché tanto che serve studiare, perché tanto poi quello, quell'altro, vedi l'esempio di quello, non c'è bisogno di niente, tante cose dietro. Però io poi ho visto sti ragazzi, diamine, ce n'è una, quella che fa la cieca, che già è dentro l'ensemble, c'ha 20 anni adesso, della filarmonica a Vienna, della Wiener. Cioè, stiamo a dei livelli mostruosi, non erano attori, sapevano a mena dito la battuta, perché figurati, per loro studiare un'ora era niente, e mi hanno dato un esempio di rettitudine, di passione, di caparbietà, che possono essere un esempio veramente per tutta l'Italia, capito? Per tutti i nostri, tuoi soprattutto, amici politici. Vabbè, ma è facile, è come sparare sulla Croce Rossa. Allora, io credo che possiamo incominciare a darvi il microfono. Se avete delle domande, hanno la precedenza quelli che sono iscritti a Cinecampus. Lei che ha 800 anni, la voglio sentire subito. Beh, allora, cominciamo. Io ti ho una domanda, ma com'era Caravaggio dal vivo? Come ti chiami? Io mi chiamo Florica Pizzuti, sono un'attrice. Florica? Sì, sono un'attrice. E ho 27 anni. Vorrei farti una bellissima domanda, perché io sono molto appassionata a questo mestiere di attrice e mi piace il copione e voglio imparare a studiare il copione delle le parti. Hai fatto delle serie fiction, Cime tempestose, è stato veramente bellissimo e emozionante. Cosa è per te la tua recitazione? Cos'è per me la mia recitazione? Vabbè, adesso ho 53 anni, è un insieme di bagaglio culturale che mi porto appresso da quando ne avevo 21, che sono entrato in accademia. Però è sempre, per quanto mi riguarda, una grande sorpresa. Mi devo sempre far sorprendere, mi devo sempre, come dire, sentire quel friccicorio della paura che non sono all'altezza di. Tutte le volte voi non sapete quello a cui dico di no, ovviamente, sapete quello a cui dico di sì, perché lo vedete, ci sono altri copioni a cui dico di no, fortunatamente, questo vuol dire che va bene. Quando decido, appunto in questo caso Heathcliff, che è un romanzo spaventoso, mondiale, importantissimo, hanno fatto tantissimi film, mi metto in gioco, alla prova, non mi sento mai, te lo posso garantire con grande onestà, sincerità, vera, lo dico con profondità, all'altezza della situazione, mai. Forse non mi attrarrebbe neanche quel personaggio se mi sentissi all'altezza. Mi sento sempre 4, 5, 6, 7 passi indietro, io non sarò mai Heathcliff, neanche se vivessi 20.000 vite, non sarò mai Caravaggio, quello è un genio, non sarò mai Walter Chiari, quello era un numero uno, ma mi attraggono. Mi attraggono perché sento la difficoltà, sento sempre la lama che può scivolare a non farcela. Mi attrira, forse sarà pericolo, chiamalo come vuoi. Sto facendo Don Chisciotte in scena di Miguel de Cervantes, adesso inizio di nuovo il 16 di novembre. Ma io non sarò mai Don Chisciotte. Ma sentendoti così indietro, sentendoti così lontano, questa è una forma, credo, di umiltà,
o comunque se non c'hai l'umiltà proprio tua dentro, la devi trovare per affrontare certi personaggi, ti devi completamente eclissare, devi fare 25 passi indietro e lasciar parlare il personaggio, a seconda di quello che è scritto, di com'è. Tu non devi far trapelare neanche un minimo del tuo egocentrismo, un minimo della tua troppa passione nei confronti di questo, di quest'arte meravigliosa, di questa professione, perché sennò hai toppato. Sì all'esibizione, ti devi esibire, se non fai l'esibizione non ti vedono, non sei un'attrice, ci mancherebbe. No all'esibizionismo, mai, perché sennò esci tu e il personaggio ti sta un po' attorno con i fronzoli, con le battute, con le cose. Tu fuori dai coglioni, scusami l'espressione, parla lui. E deve essere il poeta, deve essere potente lui. Tu sei a servizio di quella cosa lì. Se appena appena esce un po' di te, per me hai toppato. Non ce la faccio sempre, non è così facile. Però è il mio tentativo. Questo è quello che io faccio, che affronto con l'ornitologo che avete visto, Adriano, con Walter Chiari. Poi alcuni sono usciti meglio, alcuni meno. Ognuno ha le sue paturnie. C'è stato un periodo in cui stavo male personalmente con la mia compagna, quindi... Posso capire, perché sei uomo, si parla di materia umana, quindi porti, come ho detto prima, vita e vissuto, quindi a volte non riesci ad eclissarti, a staccarti, ma devi sempre avere quella lucida, quel lucido distacco meraviglioso per vedere il personaggio, non te dentro il personaggio, se no è un onanismo, io. Ed è facilissimo per l'attore, la maggior parte degli attori sono ciao, come sto? No, perché ho fatto questo, ho fatto quello. No, ma io ti volevo, no, ma hai visto la mia fiction che è uscita ieri sera? Ah, ma io ti volevo, ma lascia stare, ma hai visto, io c'ho un progetto che devo fare. Sì, ma io ti volevo, no, lascia stare, ma io... Cioè, quella roba lì per me non è essere attori. È un esibizionismo continuo, è sterile. Questa è la cosa principale. Tutto lui, quella cosa lì che devi rappresentare, tu non ci sei. Quando fai questo, e ce la fai, e ce la puoi fare, c'è un grande lavoro dietro, ma quello è bingo, ma è una soddisfazione meravigliosa. Ci sono delle sensazioni, non tutte le hanno provate, a volte che addirittura l'attore si estranea e vede la sua scena recitata quando sei a quel livello. Vabbè, è successo, vogliamo. Penso a 4 persone, Leonora Duse, cioè, però stiamo dei, ecco, quando succede quello vuol dire che veramente stai al top, cioè hai toccato proprio l'apice, l'Olimpo. Non è una barzelletta, è vero, è proprio vero. Una volta, sempre parlando di Laurence Olivier, cioè, e chi è stato presente, ho letto sulle sue biografie e anche di altre biografie, c'è stata una rappresentazione che ha fatto in teatro a Londra di Riccardo III. E quella sera arrivò, sono aneddoti che vi racconto, ma così, ma sono interessanti, almeno a me mi interessano molto. E quella sera stava male Steve, Laurence Olivier aveva un po' di febbre, un po' di cose, non stava bene, aveva anche un mal di gola, arriva, era già un carattere abbastanza complesso, era il signor Laurence, quindi capocomico, quindi protagonista, il suo nome, già navigato, eccetera, e diceva... Stasera, che c'è? Non sto bene, non so se ce la farò, allertate il teatro che non so se ce la faccio, ma prendiamo qualcosa, una aspirina, ho già preso, già irritato, tutto, insomma, vabbè. Comunque poi, vabbè, decide di andare in scena, apre un sipario e fa una cosa, ma una cosa, dicono, che chi ha assistito ne parla ancora adesso e l'hanno trascritta, una roba... Che lui, infatti, poi dopo lo disse, si era visto da fuori, era completamente trasceso. Una roba proprio che ha detto che non se ne è neanche... È tutto sudato, è arrivato alla fine, si è chiuso in camerino, non esce agli applausi. Tutti che lo chiamano, la gente in piedi, standing ovation, non esce agli applausi. Lo chiamano al camerino, il bus, si era chiuso dentro, ma che... Loren non risponde. Cosa c'è? A un certo punto apre. Ma cosa c'è? Hai fatto una cosa strepitosa? Lo so! Ma non so come ho fatto. Fantastico. C'era una domanda. Non l'ha mai più ripetuto. Stiamo parlando di un genio, attenzione. Non puoi monopolizzare tutte le domande. Bella. No. Va bene così. Lo so che sei una strega del Settecento, però. No, vuoi fare un'altra domanda? No, dire...
diamo un po' la parola anche agli grazie, altri. Ah, grazie, scusami, ok, scusami. Diamo la parola anche agli altri. E se dovesse interpretare un ruolo che le richieda una maschera facciale neutra, ma dovesse solamente evocare vocalmente le sue emozioni, quale sarebbe, diciamo, la sua strategia per approcciarsi a un ruolo del genere e renderlo verosimile? La domandona, ci vorrebbe Freud. Beh, qua. Un radiodramma, per esempio. È una domanda da attore a attore. Allora, quale sarebbe la voce che utilizzo? O... No, le ho chiesto la strategia che userebbe per, se dovesse avere un personaggio che le richieda appunto una maschera facciale neutra, ma dovesse soltanto evocare vocalmente le sue emozioni. Quale sarebbe la sua strategia per arrivare a un ruolo del genere? È un lavoro delicatissimo quello, perché togliere qualsiasi espressione facciale, vedi, anche tu hai fatto solo così, è già un'espressione, ti si alza il sopracciglio, ti viene proprio spontaneo. Bisognerebbe fare proprio una roba che non faccio mai, ma mi butterei così, te lo dico d'amblè, davanti a uno specchio e mi controllerei, comincerei proprio a fare un lavoro, faccio molto lavoro, oppure poi metto davanti la macchina alla presa mia, mi riprendo e cercherei di andare di emozioni e di farle trasparire dagli occhi, che è la cosa più potente per il cinema parlo, in modo neutrale, ma che si possa avvertire tramite una voce e uno sguardo che possa cambiare. Potresti arrivare anche al pianto senza neanche corrugare una sopracciglia, e quello sarebbe un risultato enorme, perché parte tutto da dentro, è proprio un minimalismo ed è un bellissimo lavoro, sarebbe fantastico. Farei anche un lavoro sulla maschera neutra. Tu ce l'hai la maschera neutra, sai, quella alla Diderot, cose che farei anche un lavoro di quello per vedermi, per avvicinarmici un po', poi la toglierei e comincerei a sentire quella maschera completamente, oppure andrei da un chirurgo plastico e mi farei fare una tirata e non si muove più niente, non ho più una ruga ed è fatta. Poi è un po' estremo, però è anche molto costoso, è molto costoso, però interessante. Farei un lavoro così, proprio te lo dico proprio così, distinto, farei questo lavoro. Prego. Perfetto. Perché devi fare un lavoro del genere? Vai, bellissimo, cavolo. Allora, ciao, le mie sono più curiosità. Io volevo sapere come ti approcciavi ai provini quando hai iniziato, quando eri un attore emergente, e come lo fai oggi. E poi, nel caso degli attori con i quali lavori, che hai lavorato con i grandi, però se ti è mai capitato invece di ricevere dei pro da degli attori improvvisati in scena? Sì. Allora, per quanto mi ricordo, quando dovevo fare dei provini agli inizi, sei molto insicuro, non ti senti, come dicevo prima, non ti senti all'altezza, eccetera. Io ho la mia telecamerina vecchissima con le cassettine ancora di una volta, mettevo il treppiedi e la facevo fino allo sfinimento, mi andavo a guardare. Quando ti riguardi riesci a individuare le esasperazioni, a meno che sei pieno di te, allora è finita. Ma non mi sembra che sia il caso, perché ti dico completamente, guarda, è un lavoro come tanti altri, sei solo un attore, come può essere un architetto, come può essere un ingegnere, cerchi di farlo il tuo meglio, guarda, controlla, non fatelo mai davanti allo specchio. Il lavoro dello specchio l'ho detto lui per cercare la naturalità, ma sarebbe meglio farlo davanti a una macchina da presa, vi riprendete da soli, senza nessuno, che esce molto più spontaneamente anche la fragilità che avete, le vostre emozioni interne, non vi vergognate. Se c'è solo uno come lui che mi riprende agli inizi, ti indispone, perché devi far vedere, non devi far vedere niente a nessuno, senti e basta. E capivi se funzionava o meno. Qui è troppo, qui ho urlato troppo, madonna mia, qui non si capisce la parola, l'ho urlata velocemente, non si capisce. Allora, pian piano usciva il provino, poi vincevo o non vincevo. Ora non mi riprendo più, tranne in rarissimi casi, se devo fare un provino con un grandissimo regista americano, soprattutto per la cadenza italiana in inglese, eccetera. Ma ho la fortuna, ed è quello che auguro a tutti quanti, non di diventare famosi, magari, ma di diventare persone di valore nel campo che avete scelto, perché lo riconosceranno tutti, e di avere questo spartiacque, prima fate i provini, poi non fate più i provini. Io vi auguro di arrivare a non fare più i provini, perché io da quando ho fatto La meglio gioventù, senza presunzione, prima dicevano fai provini, dopo mi dicono signor Boni, va di fare questo, e quindi il provino non lo faccio più. Devo arrivare però davanti al regista, ma è la stessa cosa,
con un'analisi del testo fatto. Ho scelto quel copione, devi arrivare là a parlare con gli altri attori insieme al regista, eccetera. Lo leggo, l'analizzo. Walter Chiari, vedo tutto. Caravaggio, vedo tutto. Non c'è tutto questo, c'è una nuova sceneggiatura di Matteo Carati. Leggo quello che può essere in Matteo Carati, che aveva questa semi dicotomia, chiamiamolo un po' anche schizofrenia. Ho studiato anche l'atteggiamento nei confronti del suicidio di un grandissimo che è stato un allievo, Otto Fenichel si chiamava, un allievo di Freud, che ha fatto un tomo su tutti i tipi di suicidio. Quindi ti documenti, che è la cosa anche più bella, e quella roba lì te la porti appresso e diventa quel personaggio. Devi portare un allure di quel personaggio che lo caratterizza. Ho letto Spoon River per fare Matteo Carati, ho letto Rimbaud, ho letto Baudelaire, che erano questi tosti, non erano Neruda, non erano, hai capito, poeti un po' maledetti, perché lui lo era dalla descrizione della sceneggiatura. Ti devi fare, a te non sembra che entrino, invece ti entrano, leggi quelle cose inerenti a quello. È un personaggio che fa il pugile, leggi le biografie dei pugili. Vai dentro quella materia, anche se non fai box, ma te la porti appresso. Poi quando farai box ti esce tutto. È la cosa fondamentale. Allora tu arrivi pregno, denso di quella cosa, e il regista carpisce e cazzo dice, bellissimo, e ti ruba quella roba lì. Ma gliel'hai portata tu. E lui è stato intelligente a rubartela. È tutto un gioco meraviglioso. Non è che io faccio l'attore e tu fai il regista. No, è tutto insieme. Di arrivare ad un personaggio è un arricchimento, perché l'improvvisazione di quel personaggio, se l'ha scelto un regista intelligente, come ti dico, per esempio Umberto D, c'è un vecchietto meraviglioso. Che cos'è quel vecchietto? Non è un attore, però chi è il genio lì? De Sica. Nessuno farà mai Umberto D come quel vecchietto lì. Quel vecchietto lì avrà fatto solo Umberto D. Rapportati a quel vecchietto lì, perché ti porta una verità, un'improvvisazione, che puoi anche cambiare le battute, ma è una ricchezza. Non fare il compitino, ascolta, stai là, stai sul set, si evince qualcosa di diverso, cade un fazzoletto, una roba, improvvisa, vai. L'ascoltare è la cosa principe di questo mestiere. Non per caso ci hanno fatto due orecchie e una bocca. Ci sarà un motivo. Dovresti ascoltare il doppio di ciò che parli. Ascolta. Grazie. Un'altra domanda. Tornando un attimo a Walter Chiari, dove tra l'altro io ero il tuo secondino. Sì, eccolo, io ho detto, me l'ho visto, non mi ricordavo dove. Oh, sono passati un po' d'anni però. Sì. Com'è stato il lavoro con Enzo, con il regista? Con Enzo Monteleone, il regista, sì. Per dare vita, per costruire questo personaggio che era il più difficile, che hai detto te. Ti ha lasciato spazio completamente o è stato anche lui che lavoravate insieme? Per Enzo è stato strepitoso, perché mi ricordo sempre che abbiamo avuto alla Casanova, perché era prodotto da Casanova di Luca Barbareschi, in produzione questo incontro, e mi disse, Ale, lo dobbiamo fare io e te, e non so, mi tremano i polsi, anche a lui. Molto serenamente, molto onestamente me lo disse, eravamo da soli in una stanza, io ho detto, pure a me, che facciamo? Aiutiamoci, quello che fai, quello che scopri, che proponi, io ti lascio libero in scena, poi se è troppo lo abbassiamo, se è poco te lo chiedo io, ma io sarò l'analisi di quello che tu mi porti, vai, scoprilo, portami tutto quello che puoi di più possibile di Walter Chiari, e mi ha lasciato totalmente libero. È stata un'esperienza bellissima, non mi ha mai bloccato. A volte gli dicevo anche, senti, io mi sento di andare là e dire una barzelletta là così e poi fare questo, vai, poi andavo troppo là, no, aspetta lì, no, non sei in luce, Ale, vieni, fermati qua, allora mi fermavo lì. Però era proprio una totale libertà, perché Walter Chiari, lui l'aveva capito, perché Enzo è una persona intelligentissima oltre che colta, era libero. Se tu gli toglievi lo spirito libero a Walter Chiari, era finita, era proprio lui. Lui poteva dire al cinema, ragazzi, a 24 anni ha fatto il suo primo film, ha vinto il David di Donatello, poi ha detto di no al cinema, ha fatto i suoi sketch, ha fatto i sarchiaponi, perché si divertiva così di più. Ma tu, oh, ma tu hai lasciato perdere il cinema, ma io sto bene così, che vedevo di? La signora Melato stava bene in teatro, ma come il cinema, che vuoi dirgli a signora Melato? Ha fatto il cinema di autori spaventosi, poi ha scelto il teatro, alla fine si vedeva, sì, questa è una delle, Rebecca la prima moglie, è una delle
delle ultime apparizioni in televisione, eccetera, ma lei stava in teatro, si faceva le sue cose, la sua Medea, eccetera. E vi posso garantire che il teatro è 1 a 100, economicamente parlando. Ma non vuol dire niente. Dove stai bene? Lui ha capito che dovevo sentirmi libero e stare bene. Mi ha detto vai, non mi ha mai frenato. Ho cambiato anche delle battute, ho cambiato anche delle... Io lo chiamavo ovviamente per rispetto, dicevo Enzo qui, vai, proponimela domani, se sento che suona vai. Ed è stata una bellissima esperienza, mi sono sentito liberissimo. Viceversa ci sono dei registi che ti dicono, ah, dici, devi dirmi ciao, ciao lo dici a 2 passi dalla porta, quando apri la maniglia ti giri e dici a domani. Quella roba lì mi incastra un po', mi ingabbia un po', non è il mio modo di procedere, però ci sono, e poi ci sono anche dei risultati ottimi. Io prediligo, vabbè l'avrete capito, la totale libertà nell'esecuzione, poi puoi sbagliare ma chi se ne frega, tanto ne fai un'altra, non sei a teatro, la serie fa, ecco il bello del cinema. Ancora una domanda qua? Era uno dei primi tra l'altro, l'abbiamo eclissato. Allora, la ringrazio per ti. Questa... Ti ringrazio. Hai detto prima bisogna dare del lei agli insegnanti. Ma io non sono un insegnante. Hai detto che non sei neanche un assassino, però hai fatto non sono un assassino, dove ho lavorato anch'io. Dove? Quale? Vabbè, ero una comparsa, ho lavorato 3 giorni, però ti ho conosciuto. Dove? Dove? In che cosa? A Bari. Perché io sono non sono pugliese. Un assassino di Caringella con Scamarcio e Pesce, ma dai. Sì, io ho assistito alla scena dello strangolamento in quella via di Bari. Ah, sì. Vedi? Però io non c'ero allo strangolamento, cioè ero... Quando c'era la bottiglia di vino. Ah, quella. sì, quando... Ah, sì. Abbiamo mangiato la pizza insieme, lì di fronte. È vero, adesso sì. Troppa gente. Vabbè, lo strangolamento è stato fatale, insomma. Ma diciamo. Sai, non ero io, ero lui, quindi non ti... Sì. Allora lui. Ripeto, ti ringrazio per questa... Hai visto che personaggio tutto stempiato, col baffetto, 4 ore di truccoli tutte le mattine, lascia stare, c'è uno sonno. Per fare quel giudice lì che veniva assassinato. E poi tutte le cose che mi sono sentito nell'aula del tribunale con Edoardo Pesce. Sì, con Pesce, eccetera. Eri uno dei... ho capito. Ero in prima fila, mi si vede bene il film. La domanda? La domanda c'è o è sì, solo c'è. Qua? Vabbè, l'hai capito, sono un attore anch'io. In questo periodo... No, non avevo capito. La domanda... Sto studiando in questo periodo un argomento che tu hai prima trattato, ovvero l'interpretazione di personaggi realmente esistiti e non esistiti. Prima hai detto che se io interpreto un personaggio che non è esistito, che è esistito tanto tempo fa, io lo faccio come voglio, nessuno può dirmi no, era così, era quella... Attenzione, aspetta, lo faccio come voglio. Vai a vedere gli scritti e estrapoli il carattere di Michelangelo Merisi e cerchi di aderirti a quello che hanno scritto nel 1500 di Merisi. Non è che fai come te pare. No. Cioè, c'è scritto e ti attieni, è come per esempio il principe Andrei Bolkonski, è un personaggio immaginario scritto da Tolstoi, ma ti attieni a quello che ha detto Tolstoi. Ragazzi, non è che fai come ti pare. Attenzione, perché, però rievochi in quel modo scritto a modo tuo, mentre se fai Walter Chiari non lo puoi fare a modo tuo, lo devi fare a modo suo, questa è la differenza. Nessuno potrà giudicare la mimica, dice, come hai detto prima. Certo. Ecco, allora io quando vedo molti film e fiction italiani o straniere, vedo che ci sono attori che dettagliatamente sono il personaggio realmente esistito, altri invece che rimangono sempre loro stessi. C'è stato anche addirittura, ci sono anche degli esempi dove i personaggi realmente esistiti dicono agli attori non devi imitarmi, devi interpretarmi. Allora la mia domanda è questa. Come dice Lee Strasberg, la cosa importante per un attore è che si emozioni, e se a volte l'interpretazione... Anzi, io ti dirò una cosa. Sì. Tu non ti devi emozionare, devono emozionarsi gli altri. Perché se ti emozioni troppo tu ti trema la mano e perdi la lucidità del centro. Tu non ti devi emozionare troppo. Attenzione, perché è come il chirurgo che non può operare sua figlia perché si emoziona troppo. Ti devi distanziare. Basta che si emozionano loro, trovala tu, la tua metodologia, ma non ti devi emozionare troppo te. Puoi emozionarti, ci mancherebbe, ma se perdi la coscienza e la lucidità, non va bene, credimi. Guarda che il miglior ubriaco lo fa un attore lucido. Non è vero che se un attore che beve poi lo mette in scena fa un bel ubriaco, credimi, sbraga. No, appunto, la mia domanda era questa,
Qualora un attore, certo l'attore l'importante è che in quanto a sostanza diventi il personaggio realmente esistito, ma se, come spesso accade, non diventa la fotocopia di quel personaggio, ma non deve esserlo la fotocopia, non ha importanza, no, la mimica, no, non devi fare la fotocopia, mi sono spiegato forse male prima, devi rievocarlo vuol dire beccare le sue fragilità, le sue interiorità umane, la sua malinconia dell'occhio, la sua risata, e riportarla sul tuo volto al pubblico, ma non devi mimarlo, se no fai Sabatini, fai veramente uno schese, è un altro lavoro, è finto. Facciamo, è mimico. Possiamo poi girare. Devi rievocare un'altra cosa. Poi dopo, anche se non sei la fotocopia, chi se ne importa? La gente si emoziona, dimentica il Walter Chiaro in questo caso, quello che devi, ma si emoziona di quello che gli dai tu in quel momento lì. Vai di verità, di quella roba lì, accostandoti a quello che è quel personaggio esistito. Ci mancherebbe, non è che vuoi fare come te pare. Assolutamente. Domanda. Ciao. Nell'ottica che dicevi tu di un'ampia possibilità di scegliere liberamente, solo una curiosità, c'è un ruolo che ti piacerebbe tantissimo fare? Che... Sì, l'ho anche già detto una volta nelle interviste, ma proprio perché mi piacerebbe proprio scandagliare e fare questo cambio, passaggio, eccetera. Mi piacerebbe interpretare una drag queen, ma non... per fare, ecco, viene subito da ridere, cose di qui di là. Non per fare l'esibizione di quello con la parrucca, il rossetto, oppure le movenze omosessuali, eccetera, ma per capire con una bella sceneggiatura cosa scatta. Seriamente, mi interessa da morire un uomo che nasce in un corpo umano e fa di tutto per trasformarlo in quello femminile o viceversa. Perché tu pensa la frustrazione. Tu immaginati la frustrazione. Le drag queen, tra l'altro, sono quelle che sono riuscite nel loro intento, hanno avuto successo, sono appagate, non sono frustrate. C'è tantissima gente, nata uomo che vuole diventare donna, che fa il lavoro sugli ormoni, operazioni, prese per il fondello, ti puoi immaginare, dagli amici, dai parenti, eclissate dalla famiglia, cose. Cosa scatta così potentemente perché non riesci a sopportare il corpo in cui sei nato? Guarda che scarto psicologico interessante, fare una sceneggiatura su questo passaggio, che sia donna che voglia diventare uomo o che sia uomo che voglia diventare donna. È una cosa che mi intriga. Ma al di là delle paillette, al di là della draga, al di là del fatto omosessuale, eccetera, quello è una conseguenza. Andrei proprio in profondità a capire il perché. Cavolo, puoi essere, voglio dire, omosessuale, adesso figurati, non è più neanche un tabù, non è che siamo negli anni 30 che c'era il pericolo di... tranquillamente, però puoi essere uomo, no? Sono fiero di essere omosessuale, sei uomo. No, non gli basta. A 16 anni cominciano a prendere gli ormoni per perdere i peli, a far crescere il seno, a fare tutte le cose per l'intervento. Ma è un lavoro mostruoso di anni, delicatissimo. Cavolo, mi interesserebbe. Vabbè, è la mia curiosità. C'è ancora curiosità. Tempo per una o due domande, forse una qua, poi una in fondo. Laggiù. Allora, cominciamo laggiù e poi finiamo qua. Aspetta, attore nella vita o vivere come un attore? Marzullo è da queste parti. Si faccia una domanda e si dia una risposta. Marzullo è la cosa più bella, l'ho sentita dire da Valeria Marini. Alla fine Marzullo gli disse: si faccia una domanda e si dia una risposta. Valeria. Fatto. Geniale, è stata un genio. Io mi sono sbragato, l'ho applaudita dalla mia stanza di televisione. Un genio assoluto, neanche Carmelo Bene. Allora, vero, è tutto vero, potete andare a cercarla. E Marcello non sapeva più cosa dire, certo, era spiazzatissimo. Allora, ci vuole così tanta energia, ma te lo posso garantire, sei un attore tu? Ok, sei un attore. Ci vuole così tanta, mi puoi capire, tanta energia, tanta, ma tanta energia.
nell'entrare in un personaggio, cercarlo di fare in un certo modo, essere digio alla battuta, i tempi, le cose, la camminata, cose che... Figurati se lo sei anche nella vita, mi strazierei. No, nella vita non penso a niente, sono io, punto. Non so neanche se sono un attore. Là mi ci butto a capofitto, ma nella vita mai... Madonna mia, mai, se reciti nella vita è finita, lascialo fare chi non è attore. Ultima domanda qua. Lui. Guaglio. Intanto ti devo dire grazie per quella sera che mi hai dato dei consigli al festival. Una domanda che mi faccio io, mi hai detto, lavoro eccitante e l'emozione, perché sai che quella sera quando ho vinto dice guarda, questa arriva, vince il premio Rai Channel... e poi toppa nel parlare. Infatti l'altra cosa, la prima cosa che ho avuto paura venendo lì, voi, tu, Elena, Sofia, però Ricci, facciamo la domanda. Insegno, ok. Che consiglio mi potresti dare? Quella sera mi hai detto lavora molto nel tuo personaggio, e poi l'altra cosa, hai mai detto no a un regista? Sì, ho detto no a dei registi, ma quello va da sé, non è perché avevo qualcosa contro il regista o meno, c'era magari delle peculiarità che non mi infastidivano nel personaggio, nelle cose, no, no, si dicono anche dei no, anzi la carriera si fa sui no, non sui sì, la carriera si fa sui no. Per così è, la sensazione, sento che vivi molto il tuo momento in continuazione, ti sento che ti dai quasi un autogiudizio su come ti comporti, di come parli, di come fai, sbattitene, comincia a lavorare sulla distanza, lascia parlare quella cosa che devi interpretare, non te, tu sei emotivo, me ne fotto. Era bello finire così, però mettiamo che tu sei emotivo, ci sono tantissimi attori, attrici emotivi, ognuno ha la sua peculiarità, non è, siamo uomini, quindi c'è l'attore nevrotico, c'è il pacioso, c'è il freddo, c'è il distaccato, c'è Marlene Dietrich che è fredda, c'è quella Duse che era emozionata, c'è sempre, no? La famosa dualità tra Eleonora Duse che arrossiva in scena e Sara Bernhard che invece era fredda e distanziata, ma in ogni caso erano due grandi attrici, quindi... In questo caso tu sei così emotivo, magari hai una tua peculiarità nei confronti dell'emotività, eccetera, senti molto, comincia a distanziartene. Quando tu interpreti, tu non ci sei più, e quello diventa freddo, staccato. Lavora sul distacco. Questa è la cosa che mi sento di dirti, ma molto spicciola, non è certo. Che è una roba, per come ti ho avvertito sia l'altra volta che oggi. Lavora sul distacco, non è detto che se tu ti emozioni, si emoziona lei che ti vede. Non è vero, attenzione, c'è certo. Uno che sta fermo così, tipo Malkovic, gli scende una lacrima, a te ti vengono i brividi. Non è che quello che tu pensi che sia l'emozione tua è per tutto il mondo che ti circonda. È tua e magari a me non mi emoziona, anzi mi è anche patetica. Mi dà anche fastidio. A me un uomo che non ha una dignità, che piagnucola, che cosa, mi dà fastidio. La dignità, anche nella sofferenza, è una cosa pazzescamente enorme, se tu la sai digerire e la affronti può diventare poi dopo un vestito incandescente che diventa potente. Una volta c'è stata veramente la nonna di una mia amica che ha perso il marito, e allora la mia amica, siccome non dormiva, questa signora anziana aveva 78-80 anni eccetera, le è morto il marito, una vita insieme eccetera, gli ha detto nonna dai ti do dei sonniferi così dormi. Non esiste, io voglio soffrire e devo soffrire, quello è stato insieme a me 60 anni, ma che meraviglia è? Soffri e fatelo diventare potente, ma lavora. Ultimissima domanda, dai. Ti volevo chiedere perché hai scelto di fare l'attore e quando è che hai capito che era quello che volevi fare? Guarda, non l'ho scelto, lo sai? È stata una cosa fortuita. Vabbè, lo si sa, però lo ripeto, proprio per fare una genesi del percorso. Io sono nato piastrellista, ero in un paese, facevo il piastrellista, mi sentivo ignorante, facevo ragioneria serale, non mi piaceva fare il piastrellista, non mi piaceva fare ragioneria serale, profitti e perdite, non mi piaceva il mondo che mi circondava, abbastanza razzista, un po' a Bergamo, eccetera, non mi piaceva niente. Sono scappato,
ho fatto domanda in polizia, guardia di finanza, paracadutisti e carabinieri, ma ho scelto la polizia, pensavo di diventare serpico, vado in polizia, 15 mesi, non è il mio mondo, mollo, vado in America, pensando, facendo import, export, chissà cosa potevo diventare, eccetera. 6 mesi sono rimasto là, ho fatto di tutto, dal Pony Express al Delivery Newspaper, al lavapiatti, eccetera, non ha funzionato nulla, torno, faccio l'animatore turistico, parto da pugno chiuso dopo un anno di animatore turistico, torno da, con la mia Panda 45 a Villongo, in provincia di Bergamo. Era ottobre, mi fermo a Roma perché c'è questo amico Alessandro che faceva il velista, che era di Roma. Non c'erano i cellulari, era l'88, allora lo chiamo e dico: Alessandro, oh ciao, ma dai. Dormivo in macchina verso Furio Camillo, sbragavo giù la mia Panda 45, mettevo i giornali su, non c'avevo una lira, mi iscrissi, non sto scherzando, avevo 400.000 lire. Mi iscrissi in una palestra a Furio Camillo per andare a fare la doccia. Quelli mi vedevano alle 8 del mattino prima che arrivavano loro, pronto, entravo, andavo in bagno, facevo la doccia, mi lavavo i denti e me ne andavo. Perché l'iscrizione della palestra costava 50.000 lire, me lo potevo permettere. E allora sono stato una settimana in macchina così e sono andato a teatro. Mi fa: ma perché stasera andiamo a teatro? A teatro, mai stato teatro. Io avevo 21 anni, non sapevo neanche cos'era il teatro. Figurati, utopia pura per un paese della provincia di Bergamo. E, ma no, ma c'ho un biglietto in più, mia cugina non viene. Ma come? Ma mi devo comprare la giacca, la cravatta? Ma che no, andiamo al Sistina. Vado al Sistina e vedo La gatta Cenerentola di Roberto De Simone, la prima edizione con Beppe Barra, Isa Daniele. Mi innamoro, mi si scoperchia la testa, dico: ma io, e parlavo così, ma io voglio fare questo. E il mio amico Alessandro: lascia perdere, Ale, lascia stare. Ma no, perché? Qual è la scuola più importante? Ale, lascia stare. Non mi rompere i coglioni, io ho deciso. Vai. L'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico. Il giorno dopo sono andato in via Vincenzo Bellini 16 e dico: vorrei fare questo. Beh, scusi, ma guarda che il bando è passato, devo aspettare un anno. Da lì sono andato, ho preso un cedolino all'università, sono andato a Talenti a vivere con 5 altri scapestrati che volevano fare attori, ballerini, cantanti. Ho fatto un anno di Alessandro Fersen facendo il cameriere, non sono più tornato a Bergamo e ho imparato che Stanislavski non era il centravanti della Russia, ma era una persona importante. Ho tentato in Accademia, da lì mi hanno preso e da lì è partito tutto, ma è stato un caso. Io non avrei mai pensato di fare l'attore, mai, mi sembrava un'utopia pura. Bene, metteranno sicuro... metteranno sicuramente una lapide sulla palestra di Furio Camillo, che ha ospitato le tue docce quando vincerai l'Oscar. È stato un bellissimo incontro, quindi non possiamo che ringraziarti tantissimo per avercelo regalato, Alessio. Grazie Boni, a te, Steve. Grazie a tutti voi, grazie a tutti, in bocca al lupo.